Ed eccoci nuovamente in diretta con le fonti Instant Focus, l'evento, un nostro spazio dedicato ad approfondimenti specifici, in questo caso che hanno a che fare con la vita reale, perché a noi piace sempre, naturalmente, accanto a tutti i ragionamenti che hanno a che fare con il mondo della finanza, dell'economia in senso più stretto, abbiamo anche bisogno di conoscere i risvolti nella vita reale. E allora, questo spazio, Instant Focus, l'evento, che peraltro è visibile non solo sul nostro canale principale, le fonti di TV, ma siamo live su tutti i nostri canali social e sulle nostre piattaforme, ci dà modo di approfondire uno dei temi che è sempre in superficie e che però forse non viene mai approfondito come dovrebbe, il tema delle pensioni. Lo vedete in sovrimpressione il nostro titolo. Cosa cambia ancora? Perché naturalmente il tema delle pensioni all'esame del governo per la scadenza di quota 100, che proprio avverrà a fine anno, il governo si trova alle prese ancora con proposte che deve vagliare. Naturalmente cercheremo di analizzarle, di capirle insieme a voi in questo spazio, naturalmente spazio che serve anche per ascoltarvi, quindi vi ricordo sempre che potete scriverci intanto sul nostro numero di WhatsApp per richieste, per riflessioni, commenti, quello che desiderate, ma anche sulle nostre live chat, visto che siamo su Facebook, su YouTube, su Facebook Le Fonti, Trend Online, insomma siamo presenti ovunque, ci vedete, quindi potete scriverci sulle nostre chat. Io cercherò di leggere tutti i vostri messaggi. Intanto vi presento l'ospite che risponderà alle vostre domande, che ne parlerà con me, Giuliano Cazzola, professore, grazie per essere con noi, uno dei massimi esperti su questo tema, mi permetto di dirlo. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. No, grazie a lei per avermelo fatto e Grazie. grazie anche agli ascoltatori che avranno la pazienza di ascoltarmi e anche di farmi delle domande. Assolutamente sì, domande che sono fondamentali in questo spazio, perché a volte magari noi non, io per prima non arrivo a pensare a delle cose che invece serve conoscere e quindi chiedo l'aiuto dei nostri telespettatori. Allora, diciamo subito che appunto lei, professor Cazzola, è uno dei massimi esperti di questo tema, ha scritto molti libri, tra poco andremo a parlare anche della sua ultima pubblicazione, ha così studiato le pensioni attraverso diversi ruoli, da economista, da sindacalista, da politico, da vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, appunto. Quindi l'ha guardato diciamo con lenti di ingrandimento diverse, mi permetta questa espressione. Negli ultimi 20 anni, partiamo da qui, si sono susseguite numerose modifiche legislative proprio che hanno cambiato i requisiti e l'età per andare in pensione, e l'esigenza è quella di risparmiare proprio sulla spesa previdenziale, che ricordiamo è uno dei capitoli più importanti per il bilancio pubblico. Io do solo due numeri e poi le do la parola. Nel 2019 la spesa per le pensioni era pari al 14,1% del PIL, tra il 2021 e il 2022 passerà da 295,5 miliardi a 304 miliardi. Questo per far capire, insomma, cosa significa per le nostre tasche. Allora, lei ha appena pubblicato, da poco pubblicato, un nuovo libro, vediamo la copertina, che ha nel titolo una parola che fa ben capire di cosa stiamo parlando: La guerra dei 50 anni, appunto, storia delle riforme e controriforme dei sistemi pensionistici. Fra poco vedremo, appunto, eccola qui la copertina. Allora, è davvero una guerra quando si parla di pensioni, professore? Beh, soprattutto diciamo, negli ultimi 20 anni o anche in un tempo un pochino più recente degli ultimi 20 anni, cioè degli ultimi 50 anni, ovviamente è un tema questo che ha sempre diciamo, interessato molto i lavoratori, ha sempre fatto molto discutere. Diciamo che in realtà c'è una punta che emerge quando il sistema comincia a scricchiolare, no? Nel senso che si comincia a parlare di pensioni. Diciamo intorno agli anni 80, 1984, con il Parlamento che decide di fare una commissione interparlamentare presieduta da Nino Cristofori, che poi divenne anche ministro del lavoro, ma che era insomma, un personaggio che si occupava delle pensioni per la Democrazia Cristiana. Perché lei deve sapere che fino a che diciamo, non me ne sono occupato io, diciamo, le pensioni erano una materia che veniva affrontata da tre o quattro persone, no? Che erano un paio di sindacalisti, qualche parlamentare,
e in realtà facevano un pochino di manutenzione e peraltro le pensioni sono sempre state più o meno un argomento bipartisan, no? Dove sostanzialmente nella Prima Repubblica si concordavano le cose da fare. E a un certo punto ci si rese conto, uscì un libro di un responsabile dell'ufficio studi della Banca d'Italia, ci si rese conto che in realtà i problemi c'erano i problemi che cominciavano a delinearsi rispetto poi a quelli che sono emersi in maniera vistosa successivamente. Ecco, però in quella legislatura non si fece nulla. Nella legislatura seguente, io nel mio libro racconto tutte queste storie, ogni ministro del lavoro, ce ne furono quattro, presentò delle proposte, delle idee, dei documenti, alcuni anche dei progetti di legge, ma che non passarono mai neanche la soglia del governo, perché in realtà diciamo, non c'era cioè non diventarono neanche atto del governo e presentati al Parlamento. Ecco, la prima cosa si fece nel 1992 in situazioni di grande emergenza, e l'emergenza è divenuto lo scenario in cui si sono mosse le riforme delle pensioni, con il Sì. governo Amato che mise, insomma, che fece un po' di correzione ad alcuni istituti un po' troppo laschi, un po' troppo. Pensi che allora gli uomini andavano in pensione a 60 anni, le donne a 55, Certo. e nel pubblico impiego, peraltro, dopo 25 anni si poteva andare in pensione anticipata e le donne ci potevano andare se con figli e sposate, con 14 anni, 6 mesi, un giorno, insomma. E quelle cose cominciarono ad essere cambiate piano piano, no? E poi ci sono stati dei momenti in cui le situazioni erano considerate favorevoli. Per esempio, quando nel 1995 si fece la riforma Dini, addirittura furono i sindacati a presentare una proposta. Cosa che varrebbe la pena di ricordare, il Parlamento cessò, aspettò all'approvazione definitiva di quella legge che fosse passato un referendum con Sì. Certo. ovviamente una maggioranza di voti favorevoli da parte del mondo del lavoro. Ecco, e quindi, poi dopo, vabbè, abbiamo avuto alcuni elementi che hanno creato ora favore, ora disfavore. Diciamo che oggi siamo a raccogliere diciamo, gli esiti di una manovra che diciamo, ha peggiorato i conti pubblici, no? E siamo a vedere che fare dopo quota 100, peraltro in una grande incertezza, perché il governo non ha detto quasi nulla, no? Non si Draghi si sta guarda. sbilanciando, non si sta sbilanciando il No, governo no, no, su Draghi, questo, guardi, vero? Draghi, se lei guarda le cose che ha scritto dal 17 febbraio in poi, ho detto, non ha mai pronunciato nemmeno la parola pensione, nemmeno per dire io al mare vado alla pensione Marinella, insomma, perché non venisse più a caso, no? Esatto, così. L'ultima, nell'ultima o nella penultima conferenza stampa, a domanda, ha risposto, sì, c'è il problema delle pensioni, quota 100 andrà a finire, cercheremo di mettere delle misure che alleggeriscano la questione dello scalone. Lo scalone, sappiamo tutti cos'è lo scalone, no? Che poi, insomma, io penso che sia un po' una tigre di carta a cui si Certo. fosse per fronte. Oggi quelli che possono, sono andati in pensione con quota 100, cioè con 62 anni di età e 38 di contributi, con i medesimi requisiti. Cioè, con 38 anni di contributi, se viene meno lo scalone, devono aspettare i 67 anni, oppure Esatto. di maturare, se uomini, 42 anni e 10 mesi, se donne, 41 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età. E quindi Esatto. ci sono dei Ecco. problemi. Sì, ecco, ma guardi, io le comincio a fare un po' di domande, ma che poi approfondiscono già tutti i temi che lei ha messo sul tavolo, giustamente. Intanto il fatto che negli ultimi anni si siano susseguite tutte queste modifiche da una parte e che poi ci siano continue proposte, lei addirittura mi ha specificato come alcune proposte in passato non siano neanche arrivate al vaglio del Parlamento, a Fino al dimostrazione. 1992. Ecco, a dimostrazione di Sì. quanto complesso sia il tema.
insieme di quanti fattori, no, si vadano a miscelare e di quanti attori prendano parte a queste decisioni. E questo però genera un caos terribile. Io guardi, sfido, cioè sfido, non è una sfida in realtà. Credo che proprio per il caos, non per ignoranza della popolazione, chiarisco bene per non essere equivocata, quasi si faccia difficoltà a ricordarsi qua a che età oggi si va in pensione, cioè che cosa prevede, diciamo così, il provvedimento che abbiamo. È d'accordo proprio per il caos che c'è intorno, perché si continua a cambiare, si continuano a inserire proposte nuove che non fanno altro che aumentare anche un po' lo sgomento di chi ascolta. Perché dico, ma io andrò mai in pensione? Quando potrò andare in pensione? Quando giustamente mi vedrò tornare, no? Quello che ho versato, quindi i sacrifici di una vita lavorativa. Perché non si riesce a trovare una quadra su quello che abbiamo detto essere uno dei capitoli più pesanti per il bilancio pubblico? Perché di questo stiamo parlando. Lei dice anche che Draghi non ne parla, questa cosa crea un po', no? Di perplessità. Guardi, allora, secondo me, io dico la mia opinione, no? Certo. Nel sistema pensionistico italiano c'è un problema, no? Che è quello del pensionamento anticipato, Ok. che in realtà è il tema dove poi si interviene con maggiore polemica e anche con maggiore, diciamo, difesa dai sindacati e insistenza da parte di chi vuole fare riordine, vuole fare riforme. Qual è il problema? Noi abbiamo un sistema, abbiamo un pensionamento di vecchiaia, un pensionamento di invalidità, un pensionamento che è quello dei superstiti, cioè di quelli che, diciamo, gli eredi del decurius, non se muore anticipatamente, dei familiari di quelli che erano diritto, no? Di solito le pensioni dei superstiti sono presi per tre quarti dalle donne, no? Perché era una sopravvivenza più lunga di quella degli uomini, di quella dei mariti, e credo che ci siano solo 500.000 pensioni di uomini di università, almeno nel settore privato. Ecco, qual è il problema? Il problema è che questo tipo di pensione, originariamente con 35 anni d'età, a prescindere, scusi, con 35 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, Sì. era la pensione che introdotta nel 69, la pensione che riguardava quei lavoratori che avevano cominciato a lavorare presto, erano entrati nel mercato del lavoro presto, c'erano rimasti in continuità, perché allora, insomma, l'economia era quella, ed erano riusciti ad arrivare alla pensione poco più che cinquantenni. No, Sì, certo. questo è l'idea. Allora, da quel momento lì, diciamo, tutti gli interventi riformatori hanno, diciamo, aggredito questo problema, che poi era il problema più sentito dai sindacati e da quelli che oggi sono sul mercato del lavoro o che negli anni scorsi sono sul mercato del lavoro, no? E pensi che noi oggi, se tiriamo una riga, facciamo i conti, troviamo che abbiamo 6 milioni e mezzo di pensionati, persone che sono andate in pensione di anzianità, e 4 milioni e mezzo che sono andati in pensione di vecchiaia. Peraltro, succede che la pensione d'anzianità, per almeno 4 quinti, se non 3 quarti, sono comunque in grande numero, sono erogate agli uomini, perché sono gli uomini il segmento forte del mercato del Certo, lavoro certo. Che sono in gran parte presenti, e quindi che hanno sempre Sì, lavorato diciamo che hanno una vita in lavorativa più continuità, una vita continuativa, lavorativa più continuativa, esatto. mentre invece le donne sono le maggiori utilizzatrici delle pensioni di vecchiaia, È certo. perché si va in pensione di vecchiaia con pochi contributi, cioè mentre con 35 anni di contributi si andava. No, scusi, con 20 anni di contributi si va in pensione all'età prevista per la pensione. Cosa è successo? È successo che le donne le hanno tirate su da 55 anni, sono arrivate ormai ad essere parificate agli uomini, no? Però il tentativo è sempre stato quello di modificare i requisiti del pensionamento d'anzianità. Certo. La riforma Fornero intervenne su questo blocco, e su questo blocco, diciamo, è intervenuto il governo di
Conte 1, no? In questa legislatura, per agevolare questo settore. E oggi si va in pensione con 67 anni e 20 anni di contributi per la vecchiaia, e Sì. si va in pensione di anzianità ordinaria, no? Con 42 anni e 10 mesi di versamenti, se uomini, e 41 anni e 10 mesi, se si donna, un anno in meno se si donna. No? E cosa è successo? È successo che addirittura abbiamo visto che sono molti di più quelli che sono andati in pensione stante in vigore quota 100 con il requisito ordinario, perché arrivavano a maturare 42 anni e 10 mesi prima di avere 62 anni. Cioè, Ok. è una cosa veramente singolare, no? Cioè, c'è un fatto generazionale sotto, c'è un fatto di mercato del lavoro, c'è un fatto di andamento dell'economia, nel senso che questo segmento è un segmento più difeso, perché riguarda gli interessi di quelli che sono sul mercato del lavoro oggi, e altri settori vengono dimenticati, vengono Assolutamente, dimenticate esatto, le donne. esatto. Tenga presente, per esempio, che... Il problema poi è anche quello, professore, lei ha toccato un tasto fondamentale, poi le faccio già qualche domanda che è arrivata, cioè che oltre ad avere un panorama complicato entro il quale muoversi, a parte per il tema che comunque è abbastanza complicato, no? Perché o si studia, altrimenti bisogna attenersi a quello che ci viene riferito, che viene modificato spesso, che crea anche però delle differenziazioni, quindi questo crea chiaramente anche delle differenze sociali, no? Tra le persone che non si vedono riconosciuti sempre dei diritti, no? Quindi caos su caos, credo, no? No, no, beh, ci sono, se vogliamo ricapitolare tra pensioni e APE, sì. si vedono subito che c'è una giungla, no? C'è una giungla pensionistica, perché, come dicevo prima, si va in pensione di vecchiaia a 67 anni di età e 20 di contributi. Nell'attuale forma, nella forma mista, che è diventata, cioè un po' di contributivo e retributivo, insomma. Perché dal 2012 abbiamo tutti il prorata il calcolo contributivo, quindi siamo tutti nel sistema misto, salvo quelli che sono solo del contributivo. Ecco, allora, poi si va in pensione stante quota 100 con 62 anni e 38 di contributi, almeno fino alla fine dell'anno, ma quelli che lo maturano entro la fine dell'anno potranno goderselo anche dopo, non è che Certo, sparisce, no? Se si certo. maturano i requisiti entro il 31 dicembre, lo si può anche riscuotere dopo questo bonus, no? E poi ci sono il pensionamento ordinario di anzianità, 42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi per le donne. All'aggancio automatico con l'attesa di vita fino al 2026. E Ok. poi ci sono tutte le forme, e le forme ci sono i lavori usuranti che hanno un trattamento speciale. Poi nel 2017, per non toccare la riforma Fornero, però nello stesso tempo per risolvere qualche problema, si è introdotto il sistema dell'APE. Cos'è il sistema dell'APE? Anticipo del pensionamento, si chiama così. E che consente a persone, diciamo, disoccupate, persone che hanno dei problemi familiari, caregiver per esempio, no? Sì. O hanno delle forme di particolare disagio. Allora si individuarono 15 categorie di lavoro disagiato. Disagiato è una categoria diversa da usurato, che abbiamo inventato solo noi, di andare in pensione con 60, di anticipare la pensione, con un'indennità che era fino a 1.500 euro mensili, a 63 anni di età e, a seconda dei casi, 30 anni di contributi, 36 anni di contributi. Oggi il tentativo che pare che voglia fare il governo è quello appunto di allargare questa platea, Certo. di prendere l'APE sociale e cercare di metterla al posto di quota 100, insomma, di coprire casi
casi gravi, casi meritevoli, che in qualche modo possono trovare questa via d'uscita, visto se non hanno più quota 100. Non so Senta, se mi sono sì, spiegato. no, certo che si è spiegato, No, guardi, poi ci sono anche altre cose. C'è opzione donna. esatto, così dopo, ecco, diciamo opzione donna perché poi così faccio un aggancio a un tema che riguarda l'universo femminile, una polemica che si è aperta proprio in questi Sì, giorni, certo. E che sa già poi di cosa c'è parlo. l'azione, Sì. ci sono i cosi, sono i precoci, quelli che prima dei 19 anni Hanno hanno iniziato a versato almeno lavorare. un anno di contributi, Sì. che vanno in pensione a 41 anni, possono andare in pensione a 41 anni, a prescindere dall'età, però nei casi previsti dall'APE, cioè nei casi di esigenze ritenute meritevoli di maggiore tutela, ecco. Ok, certamente. Allora, intanto io comincio a salutare qualche amico che ci sta scrivendo, che sta portando anche casi specifici. Ovviamente non possiamo, come potete immaginare, magari rispondere caso per caso. Poi cercherò io di magari capire come si può rispondere. Tra poco li leggo questi messaggi. Prima, professor Cazzola, volevo chiederle una cosa. Ha fatto polemica, ha suscitato un po' di polemica questa proposta di Carlo Cottarelli, no? Chi fa figli vada in pensione prima. Anche, diciamo, lui stesso l'ha definita provocazione quella che ha detto, per anche risolvere il problema della denatalità in Italia, perché chiaramente sappiamo che, guardate, vi do un numero, nel 2021, secondo il presidente dell'Istat Blanciardo, chiuderemo con meno di 400.000 nati appunto quest'anno. Per fare un paragone, nel 1964 avevamo oltre 1 milione di nascite. Ovviamente parliamo di un'altra epoca, perché parliamo del 1964 rispetto al 2021, dove anche le abitudini sociali, economiche, insomma, sono cambiate. Però adesso purtroppo non riusciamo a parlare anche di questo, magari ne parleremo un'altra volta. Quindi Cottarelli cosa dice? Chi fa figli, chi fa più figli, può andare in pensione prima. Ovviamente provocazione, da qui però si sono scatenate un po' di polemiche. Ce la metto anch'io, però io non so cosa, adesso mi dice lei cosa ne pensa. Risulterebbe un po' discriminante, perché spesso il fatto di fare figli o meno non è legato solo a una volontà, è legato a volte anche all'impossibilità fisica da parte di donne e uomini di fare figli, a volte anche economica, a volte di altro genere. Allora, lei come l'ha valutata però questa proposta? Perché ci sta che magari ci siano dei precedenti o degli altri casi in altri paesi che ci riportano all'attenzione un qualcosa che potrebbe sembrare quasi assurdo. Ecco, professore. Allora, guardi, innanzitutto questa è un'idea, per esempio, che presente nella piattaforma dei sindacati. Anche i sindacati, nelle loro proposte che vogliono discutere col governo, ci sono misure di favore delle donne con riguardo alla questione della maternità. Quindi, diciamo, Cottarelli l'ha messa in relazione alla denatalità, però c'è un esuppo e pan bagnato, come diceva Antonio Di Pietro, no? Certo, sì. E poi io ricordo che ci sono stati in passato anche dei disegni di legge che non sono mai magari stati discussi, non sono mai entrati nell'ordinamento giuridico, dove queste cose, cioè dei benefici per le donne in ragione dei figli, erano previsti. Ovviamente queste cose non possono diventare come quella tabaccaia del film Ieri, Oggi, Domani, no? Che faceva un figlio dietro l'altro, no? Si mettono di solito dei limiti. Io ricordo alcuni disegni di legge dove si parlava entro un massimo di 2 anni. Sì. Sinceramente, io non trovo che sia così scorretta questa cosa. Non trovo che sia così scorretta, sono queste cose. In fondo è vero, ma la cosa però può succedere a tutti, no? Di non poter effettuare una cosa mentre qualcun altro lo può effettuare. Cioè, io non la vedo male una cosa di questo genere. Mi pare che siano Ok. state sollevate le polemiche. Poi, soprattutto, voglio ricordare, lei mi ricordava lo scenario internazionale, Sì. che per esempio una di queste cose è stata voluta fortemente dalla Merkel. Nell'ultima riforma delle pensioni che hanno fatto in Germania, proprio Mutti Merkel, no, ha voluto fare una misura che favorisse le donne. Mi pare c'era un di mezzo, un 94, una data del 94, che adesso non mi Ok. ricordo cosa serviva, se
aver avuto dei figli prima di quella data, oppure però ecco, C'era la comunque una Merkel proposta volle simile. Ok. una diciamo un'apertura alle donne che avevano avuto dei figli. Ok. Ovviamente cioè, non è che una può andare in pensione solo facendo dei figli, ci No, mettono un infatti, limite, ci io mettono guardi, dei limiti. faccio una battuta, io non ne ho ancora di figli, andrò in pensione a 100 anni, se mai andrò in pensione, visto che appunto dobbiamo capire intanto come gestire le cose. No, no, ma adesso al di là poi delle facili battute che possono sorgere, però effettivamente io mi dico anche, nel momento in cui viene fatta una proposta di questo tipo, magari si basa su qualcosa, appunto come mi ha anche dimostrato lei, che arriva da altrove, in questo caso dalla Germania con Angela Merkel. Ecco, bisogna, diciamo che secondo me, però, quando si toccano temi così importanti e così delicati, bisognerebbe poi andare nel merito, insomma, come magari stiamo cercando di fare noi, no? Perché altrimenti risulta appunto una discriminante, siccome purtroppo, cioè non purtroppo, siccome non deve essere una discriminante il tema delle pensioni, perché tutti noi lavoriamo e versiamo contributi indipendentemente dallo stato di famiglia, da chi siamo e come siamo, insomma, quindi credo sia giusto trovare un'unica uniformità con le dovute distinzioni a seconda di se è lavoro usurante, se è precoce, insomma, quello è chiaro, no, No, professore? questo sì, però io nella mia esperienza che lei ha ricordato, che è stata Sì. anche nel sindacato, io cioè questa cosa qui l'ho sempre sentita rivendicare dalle donne. Ovviamente forse Da chi da ha un certo figli? tipo di donne, Sì. da quelle con cui avevo dei rapporti io, questa cosa l'ho sempre sentita rivendicare dalle donne, per cui diciamo, mi ha anche colpito questa levata di scudi. Perché nella mia esperienza mi è sempre capitato che fosse una richiesta che facevano le Delle donne donne, della beh. politica, del sindacato e via di questo passo. Però in effetti c'è da pensare anche alle considerazioni che faceva lei. Sì, no, beh, questo aspetto è interessante, però lo approfondirò anch'io perché il fatto che magari arrivasse proprio dall'universo femminile è molto interessante, appunto. Quindi grazie per questa precisazione. Guardi, c'è questa domanda che credo che possa aprire un altro. Adesso rispondiamo in modo abbastanza veloce, poi dopo però magari andiamo nel dettaglio in altri momenti. Aristide scrive: ho lavorato 12 anni in Italia, ora lavoro in Germania. A proposito della Germania, stavamo parlando proprio della Merkel. Dal 1994 per le casse tedesche dovrei andare in pensione nel 2028. Molti miei compagni di giochi lo sono già. Cosa dovrei fare io? Qui c'è il tema, professore, di chi lavora per un certo periodo di tempo in un paese e di chi lavora in un altro paese poi. No? Come, cioè, Beh, funziona. ci Ecco, sono delle convenzioni internazionali. ecco. Io adesso non, de devo dire che non sono proprio sicurissimo di quelle che sono le normative, anche perché le convenzioni internazionali sono ognuna per suo conto, no? Io credo però che lui possa scegliere anche il regime italiano. Non credo che lui debba per forza scegliere il regime tedesco. Cioè, Ok. i tedeschi chiedono 45 anni di anzianità contributiva per la pensione anticipata. Ok. Quindi, insomma, capisco le sue difficoltà. Magari si informi da un patronato, in Germania ci saranno anche sicuramente delle filiali dei patronati italiani. Certo, Eh, io certo. cre io credo che lui possa anche, diciamo, avvalersi del regime italiano. Questo però non sono in grado di No, assicurarglielo, proprio approfondire, discuto. insomma, già detto, già risposto, professore. Allora, poi c'è Elisabetta che scrive: professore, grande, la sto cercando da una vita. Ecco, sono contenta di a Elisabetta di avertelo fatto trovare qui, il professor Cazzola, ma insomma, poi avremo modo sicuramente in altri momenti. Poi c'è un altro messaggio che è molto lungo. Io cerco di farle capire, intanto Il solidarietà. cecio. Questa persona, esatto, che non si firma, non so come si chiama. Intanto fa i complimenti per questo interessantissimo intervento, dice. Lei in realtà parla di una ragazza purtroppo che è scomparsa a 25 anni e che lascia un figlio di 18 mesi e dice: prende pochissimo di pensione, 45 euro, non integrabile. Quindi dice, insomma, è inaccettabile che i pensioni di invalidità al 100% vengano erogate con un importo pari a euro 600 senza aver mai versato un solo contributo. Lei dice, probabilmente fa un ragionamento complessivo, dice magari di chi anche percepisce, che so, lo scrive lei, il reddito di cittadinanza, e magari una persona che ha lavorato tanti anni, ha versato contributi, si trova nelle condizioni di una malattia grave, magari prende anche meno.
Adesso ripeto, l'ho un po' ridotto perché. E poi dice: non crede che passi il messaggio che sono a carico dei nostri giovani tutte le problematiche sociali e poi loro non verranno mai ripagati dei loro diritti? Perché in questo caso si fa riferimento a una ragazza molto giovane. Non sono casi specifici, ma sono generali. Tutti gli orfani di genitori già, beh, insomma, la situazione è drammatica e nessuno ne parla. Insomma. Allora, diciamo, le pensioni, anche le pensioni dei superstiti vengono sempre integrate al minimo. Non so se vuole, magari, farmi vedere il caso specifico, posso informarmi meglio. Se vuole scrivere a lei o Ah, i suoi certo. riferimenti, basta il nome e cognome, la data di nascita, io cerco di fare una ricerca. Cioè, perché i titolari, iure proprio, i titolari del trattamento dei superstiti sono il coniuge in primo luogo Sì. e i figli, se non c'è il coniuge, cioè, ma è anche i figli, il coniuge del 60%, i figli del 20% il primo e di tutti gli altri il 20%, no? E peraltro diciamo, è un diritto che hanno per iure proprio. Poi, insomma, di solito le Ok. pensioni vengono integrate al minimo, quindi vengono portate a livello tra i 500 e i 600 euro. Quindi Ok. non capisco la situazione. No, 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 no. piuttosto invece è più interessante l'altra cosa, perché io sono assolutamente d'accordo su questa questione che si dice dei giovani, perché poi farò un esempio della sua categoria, no? Cioè, Sì. la cosa singolare è che noi, diciamo, i sindacati e la politica in generale, no? Pensa a quelli che vanno in pensione adesso. Non è neanche vero che i sindacati pensano ai pensionati, perché i pensionati di solito prendono delle botte terribili, no? I pensionati di solito sopra un certo livello gli tagliano la rivalutazione automatica. Mettono diciamo, dei contributi di solidarietà. Questa è una cosa che, insomma, che viene avanti mo da molto tempo, no? Sono i pensionandi quelli che sono i più tutelati, no? E oggettivamente una persona che ha cominciato a lavorare, non so, mettiamo anche a 20 anni, no? La mia generazione cominciava prima, si trova alla possibilità di andare in pensione con le correzioni che ci sono, no? Sui 61-62 anni a prendere magari 20 anni di pensione e a carico dei contribuenti futuri che probabilmente non arriveranno mai a prendere la pensione a quell'età e a quel livello. Perché la cosa Certo. che non si sa, che è come imparare ad andare in bicicletta del sistema pensionistico, è che il finanziamento avviene per ripartizione. Uno che dice, ma io ho versato i contributi, i suoi contributi sono stati spesi per pagare le pensioni di quelli che erano in pensione quando lui lavorava. Cioè, le Certo. pensioni di oggi non vengono pagate da quello che uno ha versato, vengono pagati dai contributi che pagheranno quelli che lavorano mentre tu sei in pensione. E ovviamente si capisce che qui c'è la trappola, no? Si Sì. capisce che c'è la trappola. Pensi ai giornalisti, per esempio, no? Io non so, lei penso che sia giornalista. Allora, Certo. un grande giornalista che è andato in pensione, non so, una decina d'anni fa, ma anche uno normale che ha fatto la sua carriera, ci è andato con una pensione che lei lavorando deve pagare, ma che la condizione di lavoro oggi, mentre i giornalisti anziani sono super tutelati, vedi questo passo, un giornalista giovane probabilmente deve fare molto lavoro Sì, è cambiato tutto, a ma come in tutte le termine, cose, deve certo. fare delle collaborazioni e ovviamente c'è proprio i poveri, c'è proprio un Robin Hood alla rovescia, no? I poveri che devono in qualche modo mantenere ricchi, no? Questo è il vero problema che noi abbiamo, perché la pensione è come una stella spenta, no? Che proietta un mercato del lavoro in avanti, no? Quando in realtà questa stella è spenta, cioè nel senso che, non, che la, le generazioni future si trovano sostanzialmente a vivere condizioni Certo, diverse certo, e a certo. sopportare un onere enorme
per pagare le pensioni degli anziani, eh. Allora, senta, professore, io adesso la devo salutare, ma se lei è d'accordo, visto che peraltro stanno scrivendo e mi stanno scrivendo che è uno spazio molto interessante, ma non avevo dubbi, non perché io non possa sbagliare a No, valutare. io spero di essere chiaro perché sono problemi molto Certo, no, no, complicati. no, no, ma è per questo che le sto rilanciando proprio in diretta, poi tanto ci sentiamo con calma, se abbiamo voglia di fare anche più puntate, più appuntamenti dedicati proprio a temi, al tema della pensione, con tutte le domande più frequenti, insomma, che possano arrivare da chi ci segue, strutturandoli, insomma, quando lei darà la disponibilità, chiaramente. Però credo che come primo appuntamento sia stato molto importante e appunto la dimostrazione è, insomma, che stanno scrivendo i nostri amici. Quindi le rilancio l'invito in diretta, ci sentiamo No, no, presto. guardi, io sono pensionato Ecco, appunto, a quindi proposito. non è che abbia dei grandi impegni, quindi molto volentieri se posso aiutare qualcuno e posso far passare anche, secondo me, delle teorie corrette rispetto ai luoghi comuni che ci sono in Ecco, materia di pensioni, bravissimo, io sì, bravissimo, sono contento, faccio il mio mestiere, va ecco, faccio la bene. mia battaglia, insomma, ecco, di solito prendo dei grandi insulti. Il fatto che in questa trasmissione sono stato insultato è un incoraggiamento a tornare. Allora, in realtà c'è un amico, ma non l'ha insultata, diceva solo che non è d'accordo con le cose che sosteneva, però magari, ripeto, la prossima volta cerchiamo di capire, anzi, se l'amico Gino, lo saluto, ci scrive anche su cosa non era No, no, d'accordo, è se un non è po' più d'accordo, semplice. No, no, è un po' più semplice, sacrosanto. è un po' più semplice magari capire perché. E al posto di scrivere solo non sono d'accordo, siamo qua apposta, quindi aspettiamo anche eventuali critiche, ci mancherebbe. Allora, professor Giuliano Cazzola, grazie. Intanto invitiamo i nostri amici a leggere il suo saggio, il suo manuale, che peraltro è molto semplice anche proprio da leggere, quindi chiarisce dei punti. Eccolo qui, lo rivediamo ancora: la guerra dei 50 anni. Ci sentiamo presto sulle fonti TV. La ringrazio moltissimo. Buona giornata. Grazie a lei, ascoltatore, che ha avuto la pazienza di ascoltare. Grazie, grazie, no, ci Arrivederci, mancherebbe. arrivederci. Grazie, beh, ma il tema a volte può risultare anche un po' indigesto, quello delle pensioni, ma è una cosa che dobbiamo conoscere, quindi insomma, purtroppo non tutte le cose che dobbiamo conoscere sono piacevoli.